provarci è stata improvvisata, perché è vero che sarebbe venuto per il Giubileo dei Carismatici, però proprio ieri abbiamo ricevuto una chiamata dicendo: guarda Claudio, io arrivo domani mattina, e io ho approfittato dicendo sicuramente vieni alla preghiera con noi. E lui, da grande amico qual è, noi ci vogliamo molto bene, ha accettato. Quindi intanto ringraziamo Iori e gli diamo un benvenuto e un applauso. E un applauso per il mondo che siamo ai nostri sacerdoti, Padre Dudu, che è il sacerdote che si domanda. Sono stati in giro per l'Africa, quindi dobbiamo pregare tanto per loro e dobbiamo fare un applauso potente al nostro padre spirituale che è padre Mario. Forte questo applauso e a tutta la comunità che si ospita da tanti anni in questo bellissimo scenario che ha Casa del Popolo. Noi ci chiamiamo la compagnia degli amici di Gesù, Giuseppe e Maria, l'abbiamo messi tutti perché da tutti abbiamo ricevuto tante grazie. Nella chiesa qui di fronte a Santa Maria del Popolo, la comunità tutti i lunedì serve dei pasti, noi li chiamiamo amici e non poveri, e ospita 30 amici tutte le sere a dormire. Questa è una grande opera che è nata nel tempo, il Signore ci ha aperto questa strada. Quindi vi chiediamo tante preghiere perché possiamo sempre riuscire a sostenere questa grande opera. Vogliamo chiamare Irene perché vogliamo invocare lo Spirito Santo su di lui. Vogliamo alzare le nostre mani perché il Signore possa benedire questo momento, possa ungere attraverso lo Spirito Santo e possano uscire dalla bocca di Irene parole di edificazione, parole sante. Signore, ti invochiamo perché tu possa parlarci di te questa sera attraverso questo nostro fratello. Alza questo canto di giubilo al Signore, non avere paura, alza questo canto di Padre, con me.
Sacerdote,
mais alguma coisa do sacerdote? Aonde estão os sacerdotes da Jesus Cristo? Dúvide aí, sacerdote de Jesus. Sempre acolha os sacerdotes. Sempre acolham os sacerdotes. Quero agradecer também a Francesca, a Cláudio, a toda a comunidade de São José. Volevo ringraziare tutta la comunità, Claudio, Francesca. Obrigado por essa aos filhos e aos consagrados da comunidade de Jesus. Filhos e tutti consagrati. Tem brasileiros aqui também? Aos brasileiros que vieram para o jubileu, Deus os abençoe. Nós estamos vivendo um dia de festa, de muita festa. Estamos vivendo giorni di tanta festa. O Papa Francisco chamou os carismáticos do mundo todo para Roma. O Papa Francisco ha chiamato tutti i cardinali a Roma. E nós estamos aqui para celebrar 50 anos de Pentecostes no mundo. Siamo qui per festeggiare 50 anni di Pentecoste nel mondo. Pelo movimento da renovação carismática. Pelo movimento della eu estou feliz, quando eu chego a Roma parece que eu chego na minha casa. Sono molto felice quando arrivo a Roma, sempre funziono a casa. Nós estamos vivendo experiências missionárias muito valiosas. Sempre abbiamo delle nuove esperienze. Nós estivemos há poucos dias na Bolívia. Siamo stati poco tempo a Bolívia. Em Angola, na África. Anche in Angola. Estamos chegando de viagem dos Estados Unidos, de New York. Siamo arrivati adesso da New York. E vamos ficar esses dias, depois vamos ir de novo à Missão América. Stiamo un altro paio di giorni e partiamo in missione in America. Mas eu creio que esses serão dias de grandes milagres. Eu credo que sarà giorni di tanti milagri. O Espírito Santo descerá sobre nós. Spirito Santo nascerà, starà entre noi. E teremos nossas vidas transformadas. Avremo la nostra vita cambiata. Você crê nisso? Olha o que São Paulo fala aos romanos. Sempre. Porque não sabemos o que devemos pedir. Porque não sabemos aquilo que devemos pedir. Nem orar como convém. Nem pregar como convém. Mas o Espírito Santo mesmo vem em nosso auxílio. Mas o Espírito Santo vem, anche così, ao nosso auxílio. E ele intercede por nós com gemidos inefáveis. Lui intercede a noi con gemiti inefabili. Percebam, o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Espírito intercede entre nós. Eu penso cada vez que eu venho a Roma. Vocês têm uma fé na cabeça, não têm uma fé no coração. Penso ogni volta che vengo a Roma. Abbiamo il fede nella testa, non nel cuore. Siamo cabeça dura. Siamo testa tosta. Somos criaturas insensibili. Siamo creature insensibili. Non ci apriamo allo Spirito Santo. Non apriamo il nostro cuore al Spirito Santo. O che io desejo nessa noite è che o fogo do Espírito desça sobre a tua cabeça. O che io voglio stasera è che il fuoco di Gesù che ceda
na nossa testa. E derreta essa geleira espiritual que está no teu cérebro. E sciolga questo ghiaccio che sta dentro di noi. E che essa água encharque o teu coração. E questa acqua sciacque il nostro cuore. Com sinais, com prodígios e com milagres. Com senha. Nós estivemos na África. Padre Dudu vai falar disso depois. É impressionante a África. É muito bello a África. Quando se fala de fé. Quando se fala de fé. É triste a pobreza. É triste a pobreza. La povertà, a desigualdade social, la desigualdade sociale, as marcas da guerra, il segno della guerra, mas eles têm uma fé viva, ma loro c'è una fede viva e vera, eles têm um coração generoso, loro c'è un cuore, eles lançam, eles louvam a Deus o tempo todo, loro balano, glória ogni giorno. Eles não se cansam de louvar a Deus. Loro non si cansano mai. Nós na América e na Europa. Noi nell'America e nell'Europa estamos ficando muito frios. Stiamo diventando molto freddo. Já não louvamos mais a Deus. Non louviamo più a Dio. Não adoramos mais a Deus. Não adoriamo più a Dio. Precisamos voltar a ser uma igreja de louvor e de adoração. Abbiamo bisogno di tornare a essere una chiesa di louvore e preghiera. E só o Espírito Santo pode nos tornar uma igreja de louvor e adoração. E só o Espírito Santo pode. Só o Espírito Santo pode vir com questa. Graça de louvor e adoração. Amor e adoração. Nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo. E eu preciso abrir nosso coração ao Espírito Santo. Diga aqui que está ao seu lado, se abra ao Espírito Santo. Se abra ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não pode fazer nada de bom. Sem o Espírito Santo não se pode fazer nada de belo. Sem o Espírito Santo não se pode fazer nada, niente. Così, così. La testa dura. Como manca? Abra o teu coração, Espírito Santo. Abre o cuore, Espírito Santo. O maior milagre que nós podemos ver nesses dias. Il maggior milagre che possiamo vedere in questi giorni non è un paralitico andare, una persona invalida camminare. Il maggior milagre non è un morto resuscitare. Il maggior milagre non è un morto risuscitare. Io credo che è quebrar a ignoranza a respeito do Espírito Santo. Credo che sia rompere la ignoranza che abbiamo nella nostra testa. Precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Dobbiamo aprire ao Espírito Santo. Esse é um grande milagre. Questo è un grande milagre. Não podemos mais viver longe do Espírito Santo. Non possiamo mai vivere senza Espírito Santo. Não podemos acordar uma manhã sem dizer bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Não possiamo svegliare Santo oggi. O Espírito Santo é que realiza a obra do Pai e do Filho em nós. Espírito Santo que realiza a obra entre nós e a tutti i nostri fratelli. Com o Pai e com o Filho também. Padre e Filho. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos torna testemunhas de Jesus Cristo. Espírito Santo que nos torna testemunha do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera vida na nossa vida. É o Espírito Santo que gera a vida. Encontrei uma mulher nos Estados Unidos, uma professora universitária. Adesso ho incontrato una donna
nei New York una professoressa universitaria. E ela nos contou um testemunho. E lei ha raccontato un testimonio. Eu estava no Brasil pregando um encontro. Ero in Brasile facendo una preghiera in un incontro. Nesse encontro duas irmãs dela estavam participando. In questo incontro avevo due sorelle che stava partecipando. E ela e um outro irmão estavam nos Estados Unidos. E lei e suo fratello stavano negli Stati Uniti. E o seu fratello, seu irmão estava morto. E suo fratello stava morto. Há vários meses em coma numa UTI. Della morte cerebrale. E ela chamou as suas irmãs que estavam no encontro no Brasil. E lei ha chiamato tutte le sue sorelle che stavano nell'incontro in Brasile. E deu a notícia de que o irmão estava morto. E ha dato la dispiacevole notícia che stava morto. E na mesma hora que eles receberam a notícia no encontro. In quel mesmo momento che ha ricevuto quella notícia. O Espírito Santo falou concretamente com eles. O Espírito Santo ha parlato. Há uma pessoa que recebeu uma notícia triste agora. Há uma pessoa que ha ricevuto uma notícia brutta. O seu irmão estava em coma na UTI há meses. O seu fratello estava em coma há meses no hospital. Em outro país. Em outro país. E você recebeu a notícia da morte do seu irmão. E tu hai ricevuto quella notícia della morte do seu fratello. O seu irmão nasceu no dia tal. O seu fratello é nato X giorni. E o Espírito Santo revelou a data de nascimento do irmão. E o Espírito Santo ha rivelato il giorno della sua nascita. E quando eu coloquei a data de nascimento do irmão. E quando ho messo la data di nascimento del suo fratello, do mesmo jeito que o Espírito tinha revelado, dello stesso modo che lo Spirito Santo, ela levou um choque muito grande. Lei è rimasta in shock. Ao ponto que ela teve uma convulsão. Desmaiou. E dopo questo lei ha avuto una convulsione e caiu, è svenuta. E caiu no chão. È cascata per terra. E as pessoas acharam que ela estava passando. E tutte le persone che erano vicino pensavano che stava sentendo male. E no entanto ela recebeu um choque da revelação do Espírito. No entanto lei stava ricevendo la rivelazione. E isso causou um impactamento espiritual. E questo è causato impacto. E ela tinha certeza que o seu irmão estava sendo ressuscitado por Deus. In quel momento lei ha avuto la certezza che suo fratello stava sendo curato. Lá nos Estados Unidos. Negli Stati Uniti. E quando ela voltou da convulsão. E quando lei è tornata. O seu telefone tocou di nuovo. Suo telefono ha suonato. Era sua irmã novamente dizendo. E sua sorella nuovamente. Ele não está morto. Lui non è morto. Ele acordou. Lui si è svegliato. Ele acabou de pedir comida. Ele está com muita fome. Sta parlando. Vuoi ele mangiare. Estava 3 mesi sem comer. Ele estava com muita fome. Stava 3 mesi senza mangiare. E o médico disse: deixe comer para ele, deixe comer para ele. Eu não disse: dê da mangiare, dê da mangiare. Ele estava morto e voltou para a vida. Ele estava morto e é tornado em vida. Olha a potência do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Olha a potência daqueles que se confiam ao Espírito Santo. Essa é a potência do Senhor, do Espírito Santo. Imediatamente eles testemunharam no Brasil essa graça. Mas eu fiquei muitos anos sem ver a pessoa que tinha testemunhado. Lui é rimasto muito de um tempo. Senza rivedere questa persona che ha ricevuto la cura. E nós a encontramos esse final de semana. E noi abbiamo incontrato questo fine settimana. E diante estávamos eu e Padre Dudu. Est-
Estavam eu e Padre Dudu. E diante da Assembleia, ela vem testemunhar a potência do Espírito. Davanti a tutta Assembleia, ha venuto il suo testimonio. Olha como é possível. Guarda como é possível. O impossível. O impossível. Quando nos entregamos ao Espírito Santo. Quando consegniamo di corpo e alma e Spirito Santo. Quando Paolo chega para fazer a pregação, quando Paolo arriva per fare la preghiera, ele encontra um altar para o Deus desconhecido. Lui trova un altare para o Deus desconhecido. Per il Dio sconosciuto. Quem era o Deus desconhecido daquele povo? Chi è il Dio sconosciuto di quello popolo? O Spirito Santo. È Spirito Santo. E oggi ele continua desconhecido de muitos cristãos. E oggi continua sconosciuto per molti cristiani. Nós louvamos a Deus Pai. Noi preghiamo a Dio Padre. É muito fácil louvar a Deus Pai. È molto facile pregare a Dio Padre. Ele criou todas as coisas. Ele nos deu tudo. Nós temos um Pai. Nós temos um Padre. Então, a partir do nosso Pai, nós podemos entender Deus Pai. A partir do nosso Padre, possiamo capire. Quando falamos de Jesus Cristo, é muito fácil. Quando parliamo di Gesù, è molto facile. Basta olhar para o crucificado. Basta guardare al crucifisso. A cruz é o maior sinal de marketing de todos os tempos. La croce è la più grande pubblicità di tutto il tempo. Os marketeiros dizem que não há um sinal maior de marketing no mundo do que uma cruz. Non c'è un segno più grande che la croce. Você olhou para a cruz, você lembra de Cristo. Você guarda la croce e si ricorda subito in Cristo. Jesus deu a vida por nós. Jesus ha dato la vita per noi. Jesus fez muitos milagres. Jesus ha fatto tanti milagri. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus é ressuscitado e morto. Jesus desafiou as autoridades. Jesus desafiou la autorità. Jesus acalmou as tempestades. Jesus acalmou tutte le tempestà. Jesus multiplicou os pães. Jesus multiplicou o pane. Falar de Jesus sem Espírito Santo é chover no molhado. Parlar de Jesus sem Espírito Santo é uma pioggia senza acqua. Não, é simples, eu sei de Jesus, eu tenho a Bíblia inteira falando de Jesus. Ho la Bibbia intera parlando di Gesù. Mesmo o Antigo Testamento revela profecias a respeito de Jesus. Revela a profecia de Jesus. Mas por que não falamos do Espírito Santo? Mas com chi non parliamo dell'Spirito Santo? Se nós olharmos na Bíblia. Se noi guardiamo la Bibbia. O Espírito Santo é lembrado já no primeiro versículo da Sagrada Escritura. O Espírito Santo é recordado no primo capítulo. Gênesis capítulo 1. Versículo 1. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Nós precisamos voltar a falar do Espírito Santo. Abbiamo bisogno di parlare sempre dell'Espírito Santo. É melhor eu fazer uma correção do que eu falei. Ok. Não é que nós precisamos voltar a falar do Espírito Santo. Não é que abbiamo bisogno, não é que abbiamo bisogno di tornare a parlare do Espírito Santo. Nós nunca falamos do Espírito Santo. Noi non parliamo mai do Espírito Santo. Então precisamos começar a falar com o Espírito Santo. Dobbiamo la necessità di cominciare a parlare com o Espírito Santo. Amém. E deixar o Espírito Santo falar através de nós também. E lasciare o Espírito Santo a parlare tra di noi. Amém. O Espírito Santo está falando comigo agora. O Espírito Santo está parlando comigo em questo momento. Ele está curando uma mulher. Ele está curando uma dona. Você tinha muita secura na boca. Secura, boca sim. Seca. Você tinha a boca muito seca. Faltava saliva na sua boca. Mancava saliva. Você se afogava frequentemente. Você havia um problema. De falta de ar frequentemente. Mancança de lária. Deus está curando você. Deus está curando adesso. Quem é essa mulher?
Você está curada, não vai mais ter essa secura na sua boca. Quem é essa mulher? Chi è questa donna? Onde você está? Dove sei in questo momento? Fica de pé em nome de Jesus. Quem é essa mulher? Lau, bendito seja o nome do Senhor. Aplauda, o Senhor está na graça. O Espírito Santo continua falando em teu respeito. Espírito Santo está falando em teu respeito. Ele está curando também uma pessoa na sua casa. Ele está curando anche uma pessoa nella tua casa. Que tinha um problema nos ossos há muitos anos. Que é um problema nell'osso. Gravíssimo. Gravíssimo. Quem é essa pessoa? Quem? A sua madre está curada em nome de Jesus Cristo. Mas se nós não nos abrirmos, Ele não tem como nos violentar. Se nós não abrimos nosso cuore, Espírito Santo, não c'è como não entrar. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Abbiamo bisogno di avvicinarti, gustar. Nós invocamos tantos santos. Parliamo sempre santo, santo. Nós invocamos tanto a Virgem Maria. Invochiamo sempre la Vergine Maria. Nós invocamos tanto Jesus Cristo. Chiamiamo sempre Jesus, Jesus. Nós até invocamos Deus Pai e pedimos que Ele tenha compaixão de nós. Chiamiamo Dio Padre para avere pietà di noi. E por que não invocamos o Espírito Santo? Ah. E perché não invochiamo o Espírito Santo? Se é Ele, o Espírito Santo, que revela toda a obra do Pai e do Filho para nós. È Lui che rivela tutte le opere tra di noi. E non ha come Pai realizzare una opera senza attraverso lo Spirito Santo. E non è possibile un Padre realizzare una opera senza aprire il suo cuore. Senza attraverso lo Spirito Santo. Che sia immerso lo Spirito Santo. E il nostro Dio. Nostri giorni. Non ha come Gesù realizzare un milagro in nostri giorni sem ser attraverso lo Spirito Santo. Non ha un altro modo che Gesù fa curarmi con lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che rivela l'opera del Padre e del Figlio. È lo Spirito Santo che rivela l'opera del Padre e dei Figli. Ora se io quero un milagre di Gesù na minha vida. Vogliamo solo o milagre de Jesus em nossa vida. E tem que pedir que o Espírito Santo faça isso. Abbiamo bisogno di chiedere ao Espírito Santo. Quando você vai a um juiz por causa de algum processo, quando tu vai ao tribunal por causa de qualquer processo, você precisa de um advogado, não precisa? Você tem bisogno de um advogado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Estão me ouvindo? Stai sentendo? Ehi, consegue parlare? Sì o no? Sì! Ah, va bene, ha pensato che stava surdo. No, non ascoltava niente. Sì o no? Sì! Então, o Espírito Santo è o nosso advogado. Allora, o Espírito Santo che è o nostro avvocato. Gesù disse isso. Gesù ha detto questo. Eu vou ao Pai. Mas eu enviaria a vós um paráclito. Jesus. Eu vou ao Pai, mas eu enviarei a vós um paráclito. Io vado al Padre, ma darei a vós um paráclito. Paráclito. Quem é o paráclito? E o que significa paráclito? Advogado. É aquele que intercede as nossas causas. Quer a justiça do Pai na tua vida? Pede ao Espírito Santo. Amém. Amém. Olha a dificuldade. Eu vejo a comunidade de São Giuseppe trabalhando com os pobres. Vedo la comunità di San Giuseppe lavorare con i poveri. Que dificuldade, Francisca, trabalhar com o pobre. Ninguém quer trabalhar com os pobres. Entendeu? Que dificuldade lavorare con i poveri. Nessuno vuole lavorare con i poveri. Nós estivemos na África. Siamo stati all'Africa. Eu vivi uma cena que me
me marcou muito. Ho visto una scena che mi è rimasta. Houve um momento que nós quisemos fazer uma partilha de, como se diz, doce com as crianças, fala. Ha avuto un momento che lui vorrebbe dividere i dolci, dolcetti, con i bambini. E nós começamos a fazer a partilha, havia em torno de 500 crianças pobres. Aveva più o meno 500 bambini. E quando chegou no final, faltou bala. Quando faltou doce. Quando arrivava alla fine, non c'era più dolcetti. E havia umas 30 crianças com a mãozinha estendida. E è rimasto 30 bambini senza dolcetti con la mano. E non havia mais como. E non c'era mais doce. Era finiti. O meu coração estava partido. Meu cuore è rimasto a pezzi. Eu já estava em lágrimas. Eu era em lágrima. E sem ninguém pedir nada. E senza chiedere. Aquelas crianças que estavam no meio do povo. Quella bambina che era in mezzo alla gente. E che già tinham ganhado il doce. E che già aveva preso il dolce. Eles levantaram dos seus lugares. Loro sono alzati dai suoi posti. E vieram à frente dividir o doce com as crianças que não tinham. Sono venuti avanti a dividere i suoi dolcetti con gli altri bambini. Será que nós temos vivido essa fé da partida? Como está a nossa partilha? Dobbiamo avere anche questa partilha tra di noi con la fede. Quantos irmãos nas ruas? Quanti fratelli nessa strada? Quantas crianças abandonadas? Quanti bambini nella strada senza genitori, senza nessuno? Deixa eu te fazer uma pergunta. Adesso voglio fare una domanda. Você é cachorro, gato, passarinho? É igual. É igual? Tudo mesmo? Ah, bene. Vuoi cercare gatto o gallina? Sì o no? Sì o no? No! Sì, pleno no! Ma perché tem gatto? Perché tem cachorro? Perché tem passarinho em vossas casas e tem criança morrendo de fome na rua? Avete cani, bricciolini e gatti molto ben curati dentro di casa vostra. I bambini messi in strada e passando fame. Quanta comida estragando dentro das nossas casas. Quanto cibo buttiamo. E quantos morrendo de fome. E quanti che morrono della fame. Quantos par de sapato você tem no teu armário. Quante scarpe voi avete no seu armário. Quantos pés você tem. Quanto piede avete? O che sta sobrando no seu armário sta faltando para alguém. Ci sono pieno suo armadio e manca qualcuno. E come eu posso querer que Deus haja na minha vida se o meu coração está fechado? Come eu posso voler che Dio faccia gloria nella mia vita se meu cuore sta chiuso? Convochiamo o Espírito Santo. Ele nos ensinará todas essas coisas. Lui insegna a tutti noi. Foi Jesus que disse no Evangelho. Jesus que ha detto a noi nel Evangelho. O Espírito Santo vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo vi ricorderà tutti cosa hanno detto e fatto. E Jesus disse: tem famintos entre vós? Gesù ha detto, hai persone passando fame entre, tra di noi. Dai vós mesmo di comere a eles. Noi stesso dobbiamo dare da mangiare a loro. Eu fiquei muito triste com as autoridades da Itália. Lui è rimasto molto triste con le autorità italiane. È una tristezza molto grande. Una tristezza. Eu sei que vocês estão sofrendo com os imigrantes que chegam aqui. Lo so che voi italiani sta soffrendo con tutti i migranti che sta arrivando. Vocês estão perdendo os limites de muitas coisas por causa da presença desses irmãos. Voi sta perdendo tutti i limiti, già perso, con la presenza di questi
fratelli. Ma è un crimine molto grande che l'Italia sta commettendo. Ma è un crimine molto grande che l'Italia sta commettendo. Mais de 1000 irmãos carismáticos da África querem vir para o jubileu. Più di 1000 fratelli volendo arrivare al giubileo. Para a festa dos 50 anos da renovação. Per la festa dei 50 anni. E as autoridades da Itália não permitiram a liberação do visto deles. Le autorità italiane non hanno permesso il visto di ingresso. De medo que eles venham para a Itália e não voltem mais à África. Perché hanno avuto paura che entri nell'Italia e non torni più. Isso é muito triste. Isso é triste demais. Questo è molto triste. Aonde está a ação do Espírito Santo numa atitude dessas? Dove è l'azione dell'Espírito Santo in questa vita? Nós temos vários irmãos da Rússia que estão agora pelo Facebook orando conosco. Abbiamo fratelli della Russia che sta su Facebook guardando noi in questo momento. Da cidade de Donbass. Várias crianças assassinadas dentro das escolas. Nella città di Donbass. Vari bambini sono stati uccisi in questa. Una guerra che si alastra da 3 anni. Una guerra. E agora começaram a matar as crianças na escola. Adesso hanno cominciato anche a uccidere i bambini. No Brasil, nós estamos vivendo uma situação de calamidade terrível. Nel Brasile stiamo vivendo adesso una situazione di calamità. Escândalos políticos. Scandalo politico, corruzione. È terribile. È terribile. E agora as chuvas no Nordeste. Adesso le piogge al Nordeste. Milhares de pessoas desabrigadas. Tante persone senza casa. Dezenas de cidades em estado de calamidade pública. Tante città in stato di calamità. Nós caminhando como diz o Papa Francisco. Noi camminando, come dice Papa Francesco, numa guerra in capítulos. In una guerra in capítulo. Che può essere l'ultima guerra del mondo. Sarà l'ultima. Perché non va a sobrare ninguém do jeito che as coisas estão indo. Perché non rimarrà nessuno. Perché que todas essas coisas estão acontecendo? Perché sarà che tutto questo sta succedendo? Perché nós estamos fechados em nós mesmos. Perché stiamo chiusi dentro di noi. E não nos abrimos ao Espírito Santo. E non apriamo il nostro cuore ao Espírito Santo. E consequentemente não nos abrimos à necessidade do próximo. E non apriamo la necessità del prossimo. Agimos como se Deus não existisse. Facciamo di un modo come se Gesù non fosse niente. Tomamos as decisões sem consultar Deus. Prendiamo tutte le decisioni senza chiedere a Dio. E as catástrofes estão acontecendo. Le catastrofi. Mas isso não é culpa de Deus. Isso non è la culpa di Gesù. Nem é Deus nos castigando. Neanche Gesù nos castigando. Mas é culpa dos nossos atos. Del nostro atto, das nossas atitudes carnais, della nostra attitudine, dos nossos projetos egoístas, dei nostri progetti egoísta, voltados aos nossos próprios interesses, voltado sempre a noi stessi. Para resumir tudo isso, isso é falta de intimidade com o Espírito Santo. Questa è mancanza di intimità con Espírito Santo. Niente di più, niente di meno. Falta di intimità con lo Spirito Santo. Mancanza di intimità. Quantos cattolici parlano male del Papa? Quanti cattolici parlano male del Papa Francesco? Quantos cattolici perseguono la propria Chiesa Cattolica? Quanti cattolici perseguono la nostra stessa Chiesa? È vergognoso vedere un cristiano cattolico parlando male della sua propria Chiesa. È vergognoso un cristiano parlare male della sua propria chiesa. È vergognoso vedere un cristiano parlando da quelli che è il suo leader. È vergognoso un cristiano parlare del suo leader. Será che isso tem alguma ação do Espírito Santo?
Sarà che questo ha qualche azione dello Spirito Santo? Certamente no. Isso é ação da carne ou do demônio? Do espírito maligno ou do espírito carnal? Precisamos nos converter ao Espírito Santo. Abbiamo bisogno di convertire ao Espírito Santo. Precisamos ser batizados novamente no Espírito Santo. Abbiamo bisogno di fare o batismo un'altra volta. Nos abrir aos carismas do Espírito como a comunidade primitiva. Abrir o cuore e ao Espírito Santo. Paulo vai dizer isso na carta aos Coríntios. Paulo diz isso na carta aos Coríntios. A respeito dos dons espirituais, irmãos. Respeito e não espiritual. Não quero que vivais na ignorância. Não quero viver na ignorância. Nós cantamos tanta linguagem mantra. Cantiamo tanta linguagem mantra. E por que não nos abrimos ao dom de línguas? E por que não abrimos o nosso cuore? Tanta gente fazendo yoga. Tanta gente fazendo yoga. Controle da mente. Controle da mente. Por que não se abre ao repouso do Espírito? Por que não se abre ao repouso do Espírito? Que é o descanso do corpo e da alma. La distanza del corpo e d'alma. Tanta gente preoccupata con accademias. Tanta gente preoccupata con la palestra, con il suo corpo. Per avere un corpo bonito. Per avere un corpo più bello. E la nostra alma come sta? E come sta la nostra alma? Come? Come? Male, na UTI, in coma. Peçamos o Espírito Santo que ressuscite a nossa alma. Esperamos que o Espírito Santo ressuscite nossa alma. Porque senão nós somos mortos que não deitaram, continuam caminhando. Porque senão siamo morti caminando, mas sem vida. Mas senza vita. Porque é o Espírito Santo que gera vida em nós. Perché è Spirito Santo che gera vita in noi. Io quero te convidar a orare agora conosco. Voglio invitare a pregare con noi. E Don Mario vai expor o Santíssimo Sacramento para nós. Don Mario vai expor o Santíssimo Sacramento. Don Mario vai expor o Santíssimo Sacramento para nós. Vai expor o Santíssimo Sacramento. E nós vamos adorar Jesus. E vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Ora comigo, bem forte. Oriamo, preghiamo. Espírito Santo, alma da minha alma. Espírito Santo, alma della mia alma. Eu te adoro. Eu te adoro. Espírito Santo. Espírito Santo. Vida da minha vida. Vida della mia vita. Eu te amo. Eu te amo. Quero fazer uma aliança de amor contigo. Voglio fare una alleanza. Quero ser fiel. Voglio essere fedele. Ensina-me a ser fiel, Espírito Santo. Ensina-me a essere fedele. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na malattia. Amando-te. Amando-te. Respeitando-te. Respeitando. Todos os dias da minha vida. Tutti i giorni di nostra vita. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Essa noite ser possuído por ti. Eu quero esta sera ser possuído por ti. Fica em pé, ergue suas mãos. Alça as mãos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem nos revelar Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. La 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 la
Yeah.
siamo davanti a Lui, veniamo per adorarlo. E tantissimi noi eravamo nella stessa mesa. Nella prima lettura di San Paolo diceva che Lui era costretto dallo Spirito andare da dove Dio voleva. Amen. Il posto dove il Signore ti voleva oggi era proprio qui, davanti a Lui. Amen. È stato lo Spirito Santo a portarci qui. E vogliamo chiedere questa grazia allo Spirito Santo, perché nessuno può dire Gesù è Signore se non rivela i tuoi desideri, i tuoi sogni, la tua volontà. Davanti a Lui tutto può essere cambiato, come lo Spirito Santo cambia il pane nel corpo del Signore, cambia la parola in parola di salvezza. Lo Spirito Santo è il trasformatore, a Lui niente è impossibile. Como é lante da terra verde, o Espírito Santo virá sobre te. O Espírito Santo vem sobre nós, per darte com esta verdade. Niente é impossível a Dio. Amém. Como é cantado e voa em italiano, Dio abrirá uma via do mestre da manicia. Italiano, Jesus, abre, abre le vie. Tutto quello che ancora era chiuso dentro e fuora di noi, in Italia e nel mondo, nelle nostre case, nei nostri cuori, aprici alla soglia dello Spirito Santo, guarisci dentro, illuminati Signore, guidaci nella via della salvezza. Amen. Crolli i peccati, crolli la divisione, crolli la separazione, la disperazione, il male, il maleficio, l'invidia, l'odio, la tristezza, Signore. Tantissimi sono arrivati nel buio, nella tristezza, e ti chiediamo nel nome di Gesù, nella forza, nella luce dello Spirito Santo. Rialzaci, Signore, come persone nuove. Siamo nella Pasqua, amen. Vogliamo essere uomini risuscitati, donne nuove pela potenza dello Spirito Santo. Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre. Siamo a Roma, c'è fuoco in questa città, c'è potere spirituale in questa città, di decisione dei santi. Tantissimi una schiera di santi hanno passato qua per i santi dei martiri, Signore, per la Pentecoste in questa città. Ti chiediamo per noi una nuova visione. Batizzaci, Signore, nel fuoco dello Spirito Santo, davanti a Gesù nella Eucaristia. Cambiaci, Signore, ora, oggi e non domani, adesso e non poi. Viene, Santo Spirito, viene, Santo Spirito, Padre Santo, nel nome di Gesù. Manda il tuo Spirito. Se tu non sai che chiedere, basta chiedere al Signore così. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito, e tu sai dove hai più bisogno in questo momento. Amen. Chiede, chiede davanti a Lui. In questi giorni Gesù diceva nel Vangelo: voi non riceverete perché non chiudete. Vogliamo chiedere. Non c'è porta che rimane chiusa davanti a una preghiera. E siamo figli, abbiamo dignità, abbiamo diritto, che abbiamo tanto diritto, diritto, diritto. Questo è il primo diritto, il diritto dei figli di Dio. Amen. La libertà dei figli di Dio. Amen. E ti chiediamo, Signore, non è come schiavo, come figlio, perché sappiamo che sei buono. Il Papa diceva qui da Roma per il mondo: chiude la porta santa, ma la misericordia
nuova canzone. Anticipa la che tu possa per noi, Signore. Che lo chiediamo, Padre Santo, nel nome di Gesù. Manda, manda il tuo Spirito. Manda Gesù. Abbandonati della tua chiesa, del tuo cuore, del tuo spirito, Gesù, sulle autorità, su coloro che hanno più bisogno in questo momento, sugli ammalati, i bambini, gli anziani. È la tua promessa che lo Spirito Santo sarebbe riversato su tutte le persone. Questa promessa è per noi e per tutti. Scenda su di noi, Gesù, con il tuo spirito visibile. Don't cry,
Vangelo, la gente che lo sentiva, subito nasceva nel loro cuore un desiderio di ricevere lo Spirito Santo. Amen. Chiedevano a San Pietro: ma come possiamo fare? E San Pietro subito rispondeva: convertitevi, 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 fratelli e sorelle, siamo davanti a Dio, dobbiamo davanti al Signore fare con che il nostro cuore torni a Lui, rinuncia adesso davanti a Gesù Cristo, vivo dentro a noi, rinuncia adesso ai tuoi peccati, lo Spirito Santo è quello che viene nel nostro cuore per pulire la nostra vita, non possiamo rimanere gli stessi, non possiamo venire qua e tornare a casa nostra con gli stessi peccati, con gli stessi vizi, rinuncia adesso nel nome del Signore Gesù Cristo, davanti a Lui, Lui è qui, vivo, presente in mezzo a noi. San Paolo, come si riferiva proprio ai Romani, chiedeva: fratelli, cambiate la vostra mentalità, cambiate il vostro modo di vivere, cambiate i vostri atteggiamenti, oggi è il giorno che dobbiamo rinnovare tutta la nostra vita, convertire il nostro cuore, il Signore Gesù Cristo è il adesso, torna il tuo cuore al Signore Gesù Cristo. Tu non puoi uscire di questo posto come con gli stessi peccati, con gli stessi visi, in quel nome del Signore Gesù Cristo. Doni al Signore i tuoi peccati. San Filippo Neri diceva proprio qui a Roma che tutte le volte che diamo al Signore Gesù i nostri peccati, Lui ci dona la sua grazia. Oggi vogliamo uscire di questa chiesa, di questo incontro, soltanto con la grazia del Signore. Mettiamo adesso in questo altare tutti i nostri peccati, tutto quello che ci impedisce di avvicinarci al Signore Gesù Cristo, tutto quello che ci mantiene schiavi, nel nome del Signore Gesù Cristo, tu sei libero, si ricevi la grazia del Signore. Chieda, chieda con le tue parole, chieda al Signore, Signore, libera di dei peccati, Signore, ristora il nostro cuore. Ah.
ascoltato la tua parola. Il Signore ha promesso il tuo Spirito Santo. Noi vogliamo conoscere lo Spirito Santo. Noi vogliamo questa sera chiedere il tuo Spirito Santo sulla nostra vita. Noi vogliamo diventare amici dello Spirito Santo. Per questo, Signore Gesù, soffia su di noi. Soffia su di noi questa sera, questa notte. Vieni, Santo Spirito, nel nome potente di Gesù. Vieni, Santo Spirito, nel nome potente di Gesù. Vieni, Santo Spirito, guarisci il nostro cuore. Guarisci la nostra indifferenza. Guarisci la nostra freddezza. Vieni, Spirito Santo di Dio. Vieni, vieni, soffia su di noi. Accende il fuoco, Spirito Santo. Accende il fuoco in noi, Spirito Santo. Nel nome potente di Gesù, noi ti chiediamo, vieni, nella forza della parola di Dio che abbiamo ascoltato, nella forza della parola di Dio, vieni, Santo Spirito, dal cuore di Gesù, dalle mani di Gesù, vieni, Santo Spirito, e guarisci, vieni, Santo Spirito, e libera il tuo cuore, vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito. Pietro gli aveva trasformato. Amen. E
questa sera, Signore, chiediamo questa grazia per tutti i consacrati che sono la tua presenza, Gesù. Signore, ciascuno di noi oggi ha il desiderio di sottomettersi a te, il proprio ministero, la propria vita, le proprie difficoltà, le incertezze future, le tribolazioni di oggi, le lacrime versate. E questa sera, Signore, nel tuo nome chiediamo al Padre la conversione del nostro cuore, la conversione di quante mamme sono alla tua presenza, di quanti sono schiavi del vizio, e nel tuo nome, Gesù, ti sottomettiamo il vizio dell'alcol. Amen. E invito tutti coloro che sono sotto il potere dell'alcol di sottomettere in questo momento, nel nome di Gesù, la propria vita e la propria condizione. Tu che vivi nel segreto questo vizio, donalo oggi al padrone della tua vita. Chiedi al Signore di essere re della tua vita. Ti preghiamo, Signore, questa sera per quanti consacrati sono malati, nello spirito e nel corpo. Preghiamo per questa città, Gesù, perché sia aperta all'accoglienza, perché tu possa donare nuovamente sacerdoti santi che non abbiano paura di aprire, di accogliere e di soffrire per il tuo nome, Gesù. Benedetto sei tu, Signore, per tutti quei consacrati che nel mondo, da soli nelle terre più povere, servono 100 comunità. Benedetto sei tu, Signore, per quanti seminaristi sono presenti qui stasera, per la grazia della vocazione, non temere nel tuo cuore. Io sarò con te fino alla fine dei tuoi giorni. Io sono il Signore della tua vita. Abbi fede e non temere. Benedetto sei tu, Signore, per tutti coloro che sono alla tua presenza, Gesù, che per anni hanno fatto uso di droghe e sono stati, Signore, macchiati nelle cellule del cervello. Signore, risana il caos e la confusione di ogni sostanza chimica. Benedetto sei tu, Signore, per ogni cuore che sta ascoltando, per la prima volta sta facendo esperienza della tua presenza. Donaci, Signore, la tua presenza. Donaci, Signore, di vivere sottomessi al tuo amore, Gesù. Guarisci, Signore, la nostra paura di amarti. Non vergognarti, non aver paura, piangi. Amen. Perché il Signore stasera raccoglie, amen, le tue lacrime e nel suo nome tu riceverai la gioia vera. Amen. Benedetto sei tu, Signore, per il vescovo di questa città, per il mio vescovo Gesù, per il Santo Padre. Benedetto sei tu, Signore, per la grazia delle famiglie, di quelle che stanno per nascere e per tutti i bambini che sono ammalati.
nel tuo nome, Signore, ogni malattia sia sottomessa alla tua presenza. Benedici, Signore, coloro che abbiamo lasciato a casa, le nostre comunità, i nostri familiari. E benedici, Signore, in modo particolare, tutti i fratelli che sono nello scoraggiamento. Questa sera il Signore viene a dirti: io guarirò la tua depressione, perché questa sera tu torni nello vivere. Io sono il buon pastore, vieni a me nel sacramento della confessione, vieni a me nell'Eucaristia e tu sarai salvato. Amen. Alleluia, Signore, benedetto sei tu, Gesù. Applaudiamo il Signore. Viva Gesù! Sozinha pelo teu matrimônio.
è una stanchezza di lottare da sola per il tuo matrimonio. Lo Spirito Santo trasforma questo sentimento. Lo Spirito Santo cambia questo sentimento nel tuo cuore. E li coloca ora nel tuo coração. Lui mette adesso nel tuo cuore la alegria, la gioia, la certezza, la certezza, la fé, la fede, la speranza, la speranza. Para que você leve adiante, che tu porti da mia, porti sempre a mia. La tua famiglia, il Signore ti chiede fedeltà, sacra fedeltà e sacramento, fedeltà e sacramenti, lui ti darà la vittoria. Il Signore ti chiede, il Signore anche chiede a noi, oremo per i nostri giovani, preghiamo per i giovani, a una mamma, a una c'è una donna, rinnova la nostra vita. Il Signore, il Signore, la realtà, la legalità di Dio, vieni sopra di noi, vieni sopra di noi, su di noi, e realizza i tuoi prodigi e miracoli, e fai i tuoi prodigi, i tuoi miracoli. Alleluia. Amen. Alza la mano.
Deixe o grito do Espírito agora sair de você. Lascia que a voz do Espírito esteja da te. Senhor, libera i prigionieri. Senhor, ressuscitai os mortos espirituais. Risorge i morti spirituali. Senhor, faz um milagre na vida da tua igreja. Signore, fa un miracolo nella vita della tua chiesa. Eu vejo a mão do Senhor tocando poderosamente. Io vedo la mano di Dio toccando poderosamente. Pessoas que estavam cegas espiritualmente. Lui está guarendo pessoas que eram cegas espiritualmente. Você que não enxergava mais a fé. Tu que não vedevi più la fede. Você que não orava mais. Tu que não pregava più. Você que não acreditava mais ser possível. Tu que não credevi più nel miracolo. Deus te deu uma fé sobrenatural. Dio ti sta dando una fede soprannaturale in questa sera. Você foi batizado no Espírito e agora o miracolo é possível. Tu sei stato batizzato nello Il Signore sta guarendo una persona che c'era la diabete. E stava cieca dos olhos, perdendo la visione dos olhos. E era cieca negli occhi, stava perdendo la visione. O Signore sta curando você a un punto che nem óculos você vai usar mais. E il Signore ti sta guarendo fino al punto che nem gli occhiali potrai più. Receba la cura in nome di Gesù. Ricevi la guarigione nel nome del Signore Gesù. E sta curando persone con problemi argentini. Il Signore sta guarendo persone. Problemi che non sentivano più, persone con doenças auriculari, persone che avevano malattie degli orecchi, che già erano surdas fisicamente, che erano sorde anche fisicamente. Dio sta curando você, Dio sta guarendo te. Applaudo, Signore, perché ha milagri che stanno a fare con te. Io vedo il Signore curando una persona, io vedo il Signore sta guarendo una persona, che ha mais di 3 anni soffrito di sclerosi. Che a più di 3 anni soffriva di sclerosi e stava perdendo il movimento del corpo e perdeva tutti i movimenti del corpo. Dio sta curando questa persona milagrosamente. Dio sta guarendo questa persona milagrosamente. Ha una persona che vive con problemi alle spalle. C'è una persona che aveva problemi delle gambe. Andava con muletas, non poteva si firmare. Camminava con molta difficoltà. Dio sta curando le sue spalle. Dio sta guarendo. Com problemas de digestão. Pessoas com tumores no estômago. Pessoas que avevam tumores no estômago. Com feridas expostas no intestino. Que avevam delle ferite no intestino. Com sangramento já nas fezes. Que avevam sangramento quando andava no banho. São várias as pessoas que estão sendo curadas do aparelho digestivo. São tantas pessoas que estão sendo guaridas no aparelho digestivo. Eu vejo o Senhor curando pessoas com problemas de câncer. Io vedo il Signore guarendo persone con problemi di cancro. Mulheres con cancer di mama. Donne con cancro nelle mani. Homens con cancer di prostata. Uomini con cancro di prostata. Homens e mulheres con metastasi di cancer in varias parti del corpo. Uomini e donne con metastasi di cancro in tante parti del corpo. Ma c'è una persona di un modo speciale. Ma c'è una persona di un modo tutto particolare. Você fez uma cirurgia tirando um tumor. Tu hai fatto un intervento togliendo un tumore. E agora quando você voltou ao médico. E ora quando sei tornata dal medico. Havia metastasi do câncer. C'era la metastasi del cancro. Em seu pulmão. Nel suo pulmone. Em seu fígado. Nel suo fegato. O Senhor milagrosamente está curando. E o Senhor milagrosamente está guarendo te. O médico tinha dado 3 meses de vida para você. Il medico aveva dato soltanto 3 mesi di vita. E o Senhor está te curando milagrosamente. E o Senhor te está guarendo miraculosamente. Mas eu vejo o Senhor derramando uma graça de livramento para nós. E eu vejo o Senhor versando su di noi una grazia di liberazione. E não é só aqui na Itália. E non è solo in Italia. Mas em vários países do mundo. Ma in tanti paesi del mondo. O Senhor está trazendo um livramento da fome. E o Senhor está trazendo uma liberazione della fame. Da epidemia de doenças.
doenças incuráveis. Pela epidemia de malaria sem guarigione. Da guerra. Pela guerra. Das catástrofes. Pela catástrofe. O nosso louvor subiu ao céu nessa noite. Espírito Santo de Deus sobre a Chiesa. Sobre o inimigo, o Espírito
secolarismo. Que o Senhor elimine toda a ação de satanismo. Que o Senhor toque todas as ações satânicas. Que o Senhor elimine toda a ação de seitas diabólicas. Que o Senhor elimine todas as ações de seitas diabólicas. Que o Senhor destrua agora toda a ação da magia negra. Que o Senhor destrua toda a magia negra. Da feitiçaria. Levado de... da evocação de espíritos de morte. Da evocação de espíritos de morte. Que o Senhor desmanche agora. Que o Senhor toque adesso. Desfazendo todo o efeito negativo. Que o Senhor toque todo o efeito negativo. De qualquer trabalho feito contra nós. E qualsiasi lavoro, fatto contra nós. Contra a nossa família. Contra a nossa família. Que o Senhor abençoe a tua causa. Que o Senhor benedica a tua causa. Essa causa é impossível. Essa causa é impossível. Que o Senhor abençoe a comunidade de São José. Que o Senhor benedica a comunidade de São José. Que o Senhor abençoe os sacerdotes que aqui estão presentes. Que o Senhor benedica os sacerdotes que te sono qua. Que o Senhor abençoe as famílias que se fazem representar. Que o Senhor benedica todas as famílias representadas. Que os nossos dias sejam acompanhados de sinais e prodígios. Que nossos irmãos sejam acompanhados de sangue e prodígio. E de um novo e sobrenatural Pentecostes. E de um novo e sobrenatural em Pentecostes. Amém. Este é um grande sacerdote. Questo è un grande sacerdote. È una delle maggiori comunità carismatiche del mondo. È di una delle comunità carismatiche più grandi del mondo. È la comunità Shalom. Comunità Shalom. Sono padre Antonio Furtado, sono della comunità cattolica Shalom. Una comunità nuova nata nel Brasile e a Fortaleza, e io sono stato toccato dallo Spirito Santo nel 1984 e quest'anno ho fatto 50 anni anche con il rinnovamento carismatico cattolico. Sto in questo fuoco e questa grazia della potenza dello Spirito per l'evangelizzazione del mondo.
sono felice di essere qui con voi questa sera in questo Pentecoste. Come ha detto Ironì, io penso che questi giorni per noi deve essere giorni dove noi dobbiamo alzare le mani e gridare al cielo: vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito. Amen. Padre Carlinhos, Padre Brasiliano, nostro irmão, nostro fratello, e sue mani c'erano olio, le sue mani odorano ancora l'olio dell'ordinazione. Alleluia. Io sono Padre Carlos Alberto, ma potete mi chiamare Padre Carlinhos. Io sono Padre Carlo Alberto, però possono chiamarmi Padre Carlinhos. Sono do Brasil, Stato do Rio de Janeiro. Io sono do Brasile, da Rio de Janeiro. Arquidiocese de Niterói. Arquidiocese de Niterói. Irei completar 3 anni di padre. Completerò 3 anni di sacerdozio. Na minha arquidiocese. Nella mia arquidiocese. Sono diretor espiritual. Sono il guida assistente spirituale. Da renovação carismática. Del rinnovamento carismatico. E junto com a Ironia. Insieme a Ironia. Padre Dudu, lavoriamo per la divulgazione dello Spirito Santo. Lavoriamo per la divulgazione, per la diffusione dello Spirito Santo. Siamo stati ispirati dalla richiesta della Beata Elena Guerra. Dio vi benedica. Esse non è un nome sacerdote che ho conosciuto a pochi giorni, ma che tem una obra molto grande. Questo è un fratello sacerdote che ho conosciuto da poco, ma che ha un'opera molto grande. In una regione molto umile del nostro paese. In una regione molto povera, molto semplice del nostro paese. Ma dove migliaia e migliaia di persone vanno a cercare la grazia di Dio. Ma anche, ma in questo posto migliaia e migliaia di persone vanno a cercare Dio. Sono padre Antonio Irineu. Sono padre Antonio Irineu. Trabalho no Nordeste do Brasil. Trabalho no Nordeste do Brasil. Norte do Ceará. Norte do Ceará, que é um estado, uma província, sarebbe o Brasil. Sou retor de um santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Sou retor de um santuário dedicado à Madonna de Fátima. O ponto alto. O ponto più alto. Do santuário. Santuário é a missa do Espírito Santo. É a missa do Espírito Santo. Uma vez por mês. Uma volta ao mês. 7, 8, 10 mil pessoas lá. 7, 8, 10 mil pessoas vão em esta missa. A missa do Espírito Santo. A missa do Espírito Santo. Eu fui curado. Eu sou estado guarido. Pelo Espírito Santo. Dado Espírito Santo. Le vene del cuore sono state dal fuoco dello Spirito. Dal fuoco dello Spirito. Io sono testimone, sono una testimonia della forza, della potenza dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. Obrigado. Grazie. Ecco con me. Pregate con me. Esse é um amigo que eu conheço há tempo, mas que encontrei na Itália hoje. Sim. Sono padre Vitor Hugo, sono pure io brasiliano, però vivo a Roma da alcuni anni. Sono un padre agostiniano, vivo qua in Via del Corso, quindi molto vicino a voi. Sono un sacerdote da pochissimo tempo, sono stato ordinato sacerdote il 2 luglio passato, quindi ancora è anche un anno di sacerdozio. Abbiamo pregato in questa sera, come Ironia ha detto, quando chiediamo il Signore ci dona, perché questa è la parola di Dio. La parola di Dio dice, chiedete vi sarà dato. E abbiamo chiesto questa sera che il Signore ci doni vocazioni sante. È vero che ci vuole vocazioni matrimoniali sante, però ci vogliono pure sacerdoti santi. Ci vuole. Io sono
un vivo esempio di chi sono stato chiamato dentro questo movimento carismatico. Nonostante avere un carisma agostiniano, la mia vita è stata vivificata dallo Spirito Santo in questo movimento che adesso compie 50 anni. Quindi vi voglio chiedere di pregare per i sacerdoti, pregare per tutti quanti i padri adesso ha detto, pregare per i vostri sacerdoti. Chi non è detto durante la predicazione qua, non gioca niente stare a parlare, sparlare dei nostri sacerdoti, non cambia nulla. Cambia se... Papa Francesco dice questo tantissime volte, ha detto questo sabato a Genova. Questa cosa di chiacchiera contro i nostri sacerdoti, contro i nostri vescovi, anche se sono vere, non vale la pena. Vale la pena la nostra preghiera, è questo che cambia il mondo, non altro. Parlate bene dei vostri sacerdoti, o meglio, aiutate i vostri sacerdoti. E questa è la cosa più importante, che Dio vi benedica questa sera. Amen. Quando vostri sveglie ho pregato di mettere. Io so che voi mi amate. Io so che voi mi querem bene. Io so che mi volete bene. Perché mi è nato molto bene qui in Italia. Quando vengo qua mi trattate così bene. Ma io só posso pregare e camminare nell'unzione dello Spirito. Ma io só posso predicare e camminare nell'unzione dello Spirito. Perché io tenho amigos come questi. Perché io ho amici come questi. Sejam amigos del sacerdote. Siete amici del sacerdote, siete amici. Sono eles che sostengono la nostra vita. Sono i sacerdoti che sostengono la nostra vocazione laica. Aonde sta un sacerdote, sta un proprio Cristo. Dove ci sono i sacerdoti, c'è Cristo. Então, quando vocês me amam, quando voi mi amate, amam o Cristo che sta ao redor. Amate il Cristo che c'è nel sacerdote. La persona del sacerdote. La persona del sacerdote. Eu queria chamar aqui o Padre Dudu. Quello chiamare il Padre Dudu. Esse é meu pai espiritual. Questo è mio padre spirituale. Nós esse ano já viajamos vários países. Quest'anno já abbiamo viaggiato tanti paesi. Bolívia, África, Estados Unidos. Vamos ainda à Espanha. Andiamo da pouco em Espanha. Portugal. Voltamos à Itália. Torneremo in Italia. Voltamos aos Estados Unidos. Torneremo negli Stati Uniti. Várias cidades do Brasil. Tanti paesi del Brasile. A nossa missão é servir o Senhor. La nostra missione è servire il Signore. Padre se apresentasse, fizesse uma plantinha um pouquinho sobre a espiritualidade da Beata Helena Guerra. Padre Dudu se apresentará e terá um pouco da espiritualidade da Beata Helena Guerra. Buonasera. Voi siete benedetti. Tutti i cattolici di tutto il mondo vogliono venire a Roma. Il Signore vi ha fatto abitare e questo non è poco. Questo per uno che ha la fede è tutto. Un cristiano che abita a Roma oppure nella Terra Santa sono i più benedetti del planeta Terra. Non vi dimenticate, non vi dimenticate. Voi state nella sorgente. Io vengo da una famiglia protestante. Sono convertito proprio alla Chiesa Cattolica. Il mio fratello ha vissuto tantissimi anni, sposato una italiana, e la mia mamma, che ancora è protestante, è venuta una volta in Italia. Mia mamma protestante, nel giorno in cui ha proprio messo in piedi in Piazza San Pietro, faceva caldo, però alla mattina c'era freddo, lei portava la giacca. Qualcuno ha chiesto, togli la giacca. Lei invece ha detto, non posso, perché il posto dove sono è santo. La mia mamma protestante
in piazza San Pietro ha detto pure. E alle volte passiamo proprio lì davanti a piazza San Pietro, quando passiamo in qualche giardino. A Roma le vie sono state proprio bagnate per il sangue dei martiri. Tutto ha cominciato qui, è stata proprio una strategia del Signore. Ha iniziato a Gerusalemme, però la storia è finita qua. Pietro, Paolo e tantissimi altri. La Pentecoste, il primo Pentecoste è stato a Gerusalemme, dopo a Roma, in Italia, il Signore ha scelto l'Italia, quando tutti avevano dimenticato dello Spirito Santo, a Toscana, a Lucca è nata una donna, allora attacco, dai, che si chiama Elena Guerra, 1835, il Signore ha avvertito a lei che avevamo dimenticato lo Spirito Santo. E Gesù una volta ha detto alla Beata nella comunione: io ti ho mostrato il mondo e il mio cuore, che è la diffusione del Sacro Cuore. Adesso voglio rivelare al mondo il mio Spirito. E la Beata Elena ha fatto una profezia che dall'Italia doveva partire il fuoco, e ha usato il verbo italiano ridestare. Noi non abbiamo traduzione in portoghese. Cosa vuol dire ridestare? Svegliare. Noi diciamo in portoghese ora avvivamento, revival in America. Guarda, lei ha fatto con che il Papa Leone XIII avesse consacrato il secolo XX allo Spirito Santo. Chi di noi che sta qua in chiesa questa sera nasceu, è nato? Chi di qua, qui di noi è nato nel secolo XX? Nella? Qui fra di noi. Tutti, mica sono idiota, mi sto chiedendo proprio per dirvi, tutti noi siamo nati in un secolo consacrato allo Spirito Santo. Il secolo XX è stato consacrato allo Spirito Santo, 1 gennaio del 1901, primo, non dovete dimenticare. Nel giorno 1 gennaio del 1901, dove? A Roma, Leone XIII, nella Basilica di San Pietro, ha cantato e venne creato lo stesso cantico che gli studenti hanno cantato lì negli Stati Uniti quando è nato il rinnovamento cattolico, carismatico. Quindi, questa novena della Pentecoste ha iniziato qui, in Italia. Lei, la Beata, ha scritto a 120 anni. E noi stiamo portando questa novena dappertutto. E la tristezza è che dove arriviamo, alle volte lì a Lucca, oppure nella Toscana, domandiamo: conoscete lo Spirito Santo? Come gli Efesini. Pregate allo Spirito Santo. Voi fate la novena allo Spirito Santo. Alleluia. Quindi l'Italia, gli italiani, i cristiani, i cattolici, voi qui avete proprio un obbligo d'amore, avete la responsabilità di non lasciare questa fiamma, la fiamma, la devozione allo Spirito Santo deve ripartire dall'Italia per il mondo. Amen. Perché senza lo Spirito Santo la terra non viene rinnovata. Senza lo Spirito Santo la gente non può conoscere Dio. E se non conosce Dio, il mondo sta male, ammalato. E ha bisogno proprio della vita. Per questo diciamo sempre: lo Spirito Santo è il Signore che dà la vita. Allora, tornatevi quello che siete.
vivete profondamente la vostra vocazione di cristiani, cattolici, carismatici, romani. Diamoci da fare. Francesca. Onde está Francesca? Francesca, Claudio, vamos. Quem está aqui pela primeira volta? Quem é venuto pela primeira volta, qua? Vamos acolher esses nossos irmãos. Acolhiamo questi fratelli. Quem é de outros países além da Itália? Chi è di altri parti d'Italia? Só brasileiro. É uma salva de seminaristas brasileiros. E seminaristas brasileiros, ci sono qua. Bem-vindo. Claudio e Francesca são fundadores da comunidade de São José. Sono i fondatori della comunità San Giuseppe. São meus irmãos. Sono miei fratelli. Somos família. Siamo famiglia. Uniti. Uniti pelo Espírito. Dallo Spirito Santo. E pelos pobres. E per i poveri. Un applauso ai poveri. Abbiamo detto tutto, adesso vorrei fare un Ave Maria prima di finire, anzi un Salve Regina, e chiedere veramente alla Madonna che possa guarire la nostra città, ma in modo particolare perché noi famiglie siamo chiamate in vocazioni sante. E guardate, l'esperienza della nostra comunità è questa: noi per grazia, chi è il sacerdote agostiniano? Lei. Abbiamo gli agostiniani ci hanno aperto le porte di Santa Maria del Popolo e ogni lunedì sera serviamo all'incirca 100-120 pasti per le persone che sono a Roma che non hanno fissa dimora. Dopodiché da 2 anni si è aperto un dormitorio e un applauso al Signore perché è stata l'esperienza più bella della nostra vita. Io voglio fare un ringraziamento particolare e vi chiedo un attimo di silenzio perché Sua Eccellenza Zuppi ci diede la sua benedizione quando noi pensavamo che fosse veramente complicato fare questo, ma io mi ricordo le parole del Vescovo che disse: Francesca, queste cose si fa prima a farle che a dirle. Guardate, voi dovete credermi su una cosa: non è mai mancato nulla e noi siamo testimoni dello Spirito Santo, che mai nessuno è andato via senza aver mangiato. E Dio, il nostro Dio, il Signore che moltiplica ogni cosa. Io invito le famiglie in modo particolare perché ricordatevi che come il sacerdozio il matrimonio è un sacramento. E oggi c'è bisogno nella Chiesa di famiglie che servano la propria casa, che sottomettano il sacramento al Signore e che servano la Chiesa. Allora, quando volete, lunedì sera, prima di tutto si celebra l'Eucaristia alle 18:30. Noi siamo nella chiesa che è quella di fronte, non la gemella a destra, ma Santa Maria del Popolo, che è conosciuta per i due Caravaggi, ma adesso viene conosciuta anche perché è una chiesa che apre i poveri. Un applauso al Signore. Tutti lunedì sera venite a trovare Gesù e a nascosto nel popolo. Grazie a tutti e un applauso a Padre Mario che ci ha accolto in questa chiesa da 10 anni. Buonanotte.